Richard Grasso, figli della me. Finalmente monetizziamo sulla musica degli altri. Scatola nera. È uscito la... Scatola nera. Black Box. Yo. Allora raga, like, condivisione, commento qua sotto. Soprattutto attiva la campanella, così YouTube ti manda la feed e l'avviso che stiamo facendo qualcosa. Mi piace un botto la feed. Ti iscrivi al canale. Questa è la parte solo di Jamie Tyson e Madman. Perché siccome ci sono 6 featuring, la parte con i featuring la facciamo a parte. È una parte a parte. Quindi o domani o dopodomani uscirà la parte con i featuring. Intanto vediamo loro due da soli cosa hanno dato in questo ultimo disco insieme. Ne molte recensioni che ho letto in giro dicevano: nei featuring sono stati fighissimi e da soli no, come di solito fanno. Vorrà però magari dire... sono stati condizionati dal fatto che ascoltando tutto insieme il disco c'è magari qualche carenza. Adesso vediamo. Noi vogliamo spezzettarlo apposta, anche perché io ho letto varie recensioni di Noise e altre testate eccetera eccetera. Chi dice bene, chi dice male, noi diciamo sempre merda. Quindi andiamo. Nel senso che qualsiasi cosa esce dalla mia bocca è merda. Nel dubbio è una cazzata, sì, non devi ascoltare me, devi solo guardare che mi rompo le cose in testa e ridere, vai. Come me. Non versarmi il Campari sugli skinny nuovi. Oh yeah yeah, diamo rose e nere nate dentro questi ovi. Oh yeah yeah, passi da un cibolio adesso a giro urlando mori. Chi? Boh. Wow. Questo pezzo è la numero 4 della playlist dell'album Scatola Nera. Bene i vostri come una modella, una sfilata che io le dico. Siamo parlare adesso se mi Natale, sto io alla colpa, perché sono diventato freddo come un iceberg. No, no, no. Chi è questo? Sempre lui? Sì. Sotto al palco vorrei fermare il tempo anche per un secondo. A me non dispiace però, Bella che la produzione, sì. Bello, Ma neanche la strofa è brutta. No, no. Oggi non esco, oggi non esco. Dopo posto di saggio se ti corpi dentro. E se non ti niente da fare che va tutto bene. Come quella foto sotto. Capito il doppio. Andiamo a cena che la foto si tanto da base ma Bergamotto. Come gli altri. Guarda che questa, guarda che oh, bella. Chi ha fatto il film? Credo Mixer T, adesso vediamo. Ma che bello, cazzo. Oh, Mixer T e PK, gran bel beat, bello pieno, bello figo. Allora, io ho letto in qualche recensione, e però adesso parlo perché ho sentito un pezzo solo, che loro parlavano dei problemi dei trentenni. Parlano dei problemi di loro che hanno trentenni, perché non tutti i trentenni hanno problemi da rap star. Piccola precisazione: il pezzo è bello, il beat è bello, non ha detto cazzate per una volta. È roba loro. Finora figo. Ho trovato la produzione bellissima, che si sposava perfettamente col sul mood, loro mood. Magari possono piacere o non piacere il loro flow, i loro timbri, perché sono il timbro roba personale. Ha usato apposta un timbro diverso, molto nasale, molto appoggiato, non gridato. Una roba personale, roba sua. Mezzo indie. Oh, piacere o non piacere, no, ma può dire brutto, no, secondo me è una cazzata. Questa, allora, Californication, ricordiamo una citazione, Red Hot Chili Peppers, sì, con l'anonimo disco che è California e fornicazione. Sì, che poi viene ripreso da un bellissimo telefilm. Che poi viene ripreso da un bellissimo telefilm dove il personaggio principale viene interpretato da David Duchovny o Dachnovy. Produzione sempre. Fumo lingotti, posso aspettare con i miei braschi. Mi sveglio la mattina sull'high. A me questa roba fa impazzire. Dancing with the californication. Sto con line all'atto. Ah, perché la pianeta. Vabbè, quando di un'ora con una parola però. Vabbè, è un moderno. Sono in club play, non premo play. Fra sto partilando giù tutti i trofei. Vivo in questo way, sono in mellow cake, sto nell'Hall of Fame. Sto con lei, siamo a letto di giorno. In un solo secondo. Niente non vende, par sopra una bocchia. Che sarà ancora qui con te, lo stesso me. A gusto personale, un due minuti di ritornello di una parola ripetuta mi scassa la minchia. Questa roba non è fatta per ascoltare, per essere conscious. Questa roba è fatta al di là del conscious. Però è proprio anche al di là del chill. Ma minchia, in un club questa roba a me mi manda tutto in paranoia. Però va bene. Cioè io non sono mandato nei club e a ballare la techno eccetera, perché tante cose mi mandano in paranoia. Ma è un problema mio. Ma è un problema mio. C'hai i tornelli lunghi, sta roba balla. Sì. Abbiamo la musica mondiale che sta diventando puro divertimento. Ma come è giusto che sia, perché poi fai una scelta, no? La musica è divertimento. O fai conscious o fai il divertimento. Sì. Questa roba è bella. Questa roba suona. No, ma è molto bella. Non ho detto che è brutta, ho detto che però è a gusto mio personale. Sì, ok. Sentire uno che per un minuto Californication,
mica mi manda male, però è una cosa mia. Around the world, around infatti, the mannaggia world. A cazzo. La musica è brutta, no? No, c'è quella roba, è una hit mondiale, raga. Esatto. Cioè, cosa parliamo? Andiamo avanti, però. No. Cosa diciamo? No, io volevo dire che la gente l'ha criticata ancora per ste cannette. Ma raga, ma chi è comunque molto meno delle altre volte. Vabbè, sono due che non sappiamo. Almeno qua, no, vabbè, almeno qua ha detto vabbè, mi fumo la cannetta, anche sto con lei. Perché dopo c'è Marrakesh con fiori, quindi adesso c'è, infatti, Marrakesh con quel pechino. La sentiamo la prossima volta. Però se tu critichi Mad Men e Gemitaiz per le cannette, e l'abbiamo fatto ormai per anni, sì, quando era già veramente sì, una cosa da fare, quando era troppo rotto i coglioni. Adesso comunque è contestualizzata con una cosa di qualità, ma soprattutto vaffanculo, c'è gente che fa di peggio, sì, e fanno i dischi d'oro, e fanno sì, i dischi di platino, sì, ma chi se ne fa? Almeno ti portano un mood figo, almeno ti portano un'idea di musicalità sì, cioè differente, ma si mettono in ballo. Comunque no, è la moda di rompere Gemitaiz Mad Men. Ah no, quando lo facevo io ero stronzo e avevo un motivo per farlo, adesso la moda di rompere yes. Allora, quindi yen, euro, dollari. Chissà di cosa parla sta canzone. Vai. Parli soldi, la mia canzone preferita. Sì. Ombra. Ah, produzione Ombra. Speriamo che ci danno i soldi, raga. Le nuove magliette Arcade speriamo Boys. Speriamo che ci danno i soldi. È arrivato il circo, avanti. Verde in testa come un palumpa. Rockstar Tony Stark fa tutta. Voglio una Bunda. Pungere il corto come una mucca. Le sta messa bene dura, brucia come boss. Le sue strade le accere soldi. No, a questa roba a me non piace, però tecnicamente che cazzo devi dire. Ah, però dice a Dal Polo Gang, no, ah, è bellissimo, dice Mad Men, ma fa culo. Se spacco c'ero, da quando non c'era un cazzo qua con me non c'eri tu che non hai fatto. Sembra un ciccione dentro un sacco a pelo. Fammi chiudere le rime, lascio i buchi come l'MD, le feste alle reverino. Ho un plauso a Gemitaiz che ha detto lasci buchi come l'MD in faccia alle reverine e come la coca in testa alle veline. Satira sociale. Allora, quello è un tossico che è merda. Invece quelli che di certi ambienti con la coca che costa tanto, va bene. Però i buchi ci sono lo stesso. Esatto. Bravo Gemitaiz. Cazzo, Ombra, oh, ma ogni volta spacca di culi. Quando i 20 anni non hai lasciato il segno. Tipo di soldi. Bello. In questo caso parte di Gem molto meglio di me. Di me sto giro sì. Discorso di fare i soldi. Non stanno dicendo faccio i soldi, muovo i chili, faccio le rapine, rubo in casa per loro e i miei genitori. Stanno dicendo il mio lavoro è fare il rapper e fatturare e faccio i soldi rappando meglio degli altri. È contestualizzata al loro lavoro legale, che è quello di cantanti, suonatori. Ok? Fare dei live, fare. Capito? Concerti. Quindi ci sta in questo caso a farci i soldi. Perché è detto da un rapper che dice facci i soldi perché rappo meglio di voi, brucia i tuoi quaderni con le rime. Bella roba dei vent'anni, bella roba dei vent'anni. Se vent'anni non hai lasciato il segno, va capito? Bene. Infatti, brucia i quaderni delle rime delle medie, non fare le live dove leggi le rime. Capito? Esatto, parlo. Sì, sì, era per me, ovviamente. Però cioè, raga... Yes, tra parentesi, poi le major gliel'hanno fatto togliere, cioè disbarlo. No. Però siccome le major ci temono hanno detto allora, stagli il vago. Il pezzo dura 2 minuti e 20, poco. Però ho percepito tanto perché hanno detto tante cose. Tante robe, ma soprattutto non mi ha dato fastidio. Cioè se magari tenuto un po' più lungo mi avrebbe rotto i coglioni. No, perché se magari entrava uno con un flow diverso era anche. Beh, ma l'hanno cambiato 4 volte loro. Ok. Tutto ok. Tutto ok che è la traccia 11. Quindi raga, finora abbiamo fatto la 4, la 5 e siamo saltati alla 7. E adesso la traccia 11 dell'album Black Box, ossia scatola nera. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, like, il commento, l'iscrizione e attivare la campanella. Mannaggia a voi. Vai. Ehi. Ehi. Ho fame io, Ho già fame. Cos'è questo campione? Ah, ho già sentito da qualche parte. Loro? Loro? Non mi sono mai sentito come gli altri. La notte non riesco ad addormentarmi. Ero un altro panino che non sa di niente. Ma gli altri si soffrono. Se possiamo farci una fotografia. Guarda fuori il finestrino. Guarda che tristezza. Cos'è chini tra balco e la vita. Come fa il confronto qua. Oggi sono vivo. Ma domani chissà. Piove la finestra è aperta. Sei sicuro che vuoi essere come me? Sotto la pioggia. Non dimmi che piani se sto male. Vero è tutto ok. Bello il concetto. Sì, forse sto yeah. Mi bastano gli occhi degli amici miei. Tutto ok. Mi è meglio, sto bene da solo in mezzo alla tempo. 30 anni e metà dei miei drammi. E non so scordarli, me li tengo dentro. Brutte le risposte peggio. Plano, non vedo niente, quelle non si ferma. Dice niente, risponde di merda. Non vanno, sto giro ogni mese, ma vivo a Milano. Sempre di fretta per stare. Per fare ciò che nessuno si aspetta. Sei sicuro che vuoi essere come me? Bello anche il... Se non strago il finale.
Orange. Vabbè, cazzo. Magic, cioè, Orange. Senti, ripeto quello che ho detto prima. Non sono i drammi di un trentenne, non sono i problemi di un trentenne, sono i problemi di due artisti trentenni. E c'è una grande differenza, perché i problemi che ha un trentenne che non fa quella vita lì sono altri. Assolutamente sì. Finora mi sono piaciute tutte. Non dite che tu parti prevenuto perché hai litigato con Jamie Tyson. No, non è vero. Io quelle cose che mi piacciono le ho sempre dette di tutti, anche di Lolo. Fai un po' te. Veleno 7 l'abbiamo già sentita, quindi la schippiamo a più pari. Che non sì. Veleno 7 non ci è piaciuta, ecco. No, ecco. Tecnicamente infatti, fortissima, ma non ci è piaciuta. A me neanche tanto, perché sai, io non riesco a scindere il testo. Il rap è parola, fondamentalmente. Non riesco a scindere il testo da tutto il resto. Finora fico. Allora, senti, ne possiamo ascoltare altre due in realtà, perché due le abbiamo saltate, una ce ne manca. Ascoltiamo possiamo quella con Priestess e quella con Venerus. Allora, con Priestess sicuramente, perché tanto Priestess si può dire che nella cricca loro, in crew con loro. Quindi la consideriamo come nel disco senza featuring. Esatto. Un'altra notte con Priestess. Priestess, che ricordiamo, ha fatto un disco della Madonna. Ah, sì. Ultra sottovalutato. Raga, siete delle quando faceva amica, pusher, fumo le canne, mangio le buste, e tutti a dire ha detto droga, allora sei figa, mi voglio identificare con te perché sei una ribelle, tu sei quello che la mia ribellione adolescenziale chiede, la c***a in c***o. È dagli anni 60 che gli artisti fanno c***o rock and roll, avete rotto il c***o, dateci qualcosa di nuovo. Priestess ha fatto l'ultimo disco che è una bomba, è piaciuto anche a me quasi tutto, e vi ascoltate solo quella merda di merda che ha fatto le mie amiche, una pusher. No, non è vero, anche l'altra roba era molto figa. No, ma per dire come concetto, sì, questo sì, disco che ha fatto Priestess è veramente femminista, giusto, senza la retorica che si nascondono dietro un dito. Totalmente d'accordo, stavolta niente da dire, ragazzi. Quindi un bacione a Priestess, vai. Adesso Ombra ti picchia poi. Un bacione. Un'altra notte. Un'altra notte. Hey. Sto così scoccia quando ti togli il cappotto, ti cazzo. Però che è descrittivo, è bello. Parli gli sguardi. Mi parli già nelle sinastri, mi sbocchi con tocchi, quei tasti. In all'estero, in treno, in albergo, sul mare, sul taxi. Siamo tutti, allora. Ti metto, sei l'unico oggetto delle mie serate. Mi è piaciuta questa autocensura, okay. Però su fanculo no, e invece su culo sì, è sì, carina. Sì, perché fanculo è un moto per luogo, a luogo, ma è comunque non è letterale, no. È figurato, capito? Mentre culo è proprio fisico. Capito. Tutta senza compromesso. Io te un'altra notte in più. Quello che vuoi anche tu, quello che vuoi anche tu. Quanto deve spaccare sta donna. Un'altra notte in più. Cazzo, i piattini, merda. Quello che vuoi anche tu. Quello che vuoi anche tu. Bello. Dai, fa far solo il torneo. Guarda. Eh sì. Sei la regina della mia partita a scacchi. Mi guarda come fossi ma voglio bruciare l'inferno. È strano perché il beat è scuro. E cose sozze si fanno di notte. Può essere. Perché comunque c'ha un'inflessione jazz in realtà la melodia sotto. Beat è notturno, è proprio crepuscolare. Sono diventato onesto. Peccato, le avrei sentito, voluto sentire una strofa. Invece questa è la risposta a loro. Raga, che melodia però, vaffanculo. Bella, bene. Bella. Sì, bella. Sì. Forse dicevo, il beat mi ha infastidito, ma no, invece a me ha piaciuto come contrasto. Il beat sembrava una cosa lugubre, era lugubre. E ti portava magari a fare qualcosa di core, di gore. Sì, invece loro hanno fatto una roba un po' più soft. Una roba del sesso. Allora, le canzoni, per tutti i bigotti di merda là fuori che dicono il rap parla di scopare. Anche Celentano parlava di scopare, anche Califano parlava di scopare. E loro andava bene. E che gran scopate con Califano. Esatto, ma nel senso proprio fisicamente tu e Califo? Forse era lui che si prendeva il mio corpo. Ah, ok. E un'altra cosa, meglio che Priestess abbia abbia fatto il ritornello, perché in una società comunque maschilista e patriarcale come quella occidentale, ancora di più italiana, perché essendo succube del Vaticano e del piano Marshall, buttiamocela dentro un po' di politica, una donna che parla di sesso è sempre un po' volgarina, è sempre vista un po' di malocchio, della serie A, vuoi farti vedere. Beh, se parliamo della società, no, ovviamente, sì, non da parte di chi ha un po' di cervello. Della società, ho detto. Invece così, essendo solo la risposta al ritornello cantato e dando spazio ai vocalizzi, che lei è molto brava, secondo me più che a reppare,
Non che non sia brava a rappare. No, dici, vabbè, nel melodico è molto meglio. Sono d'accordo, niente da dire. C'è stata proprio azzeccatissimo. E questo qui è un ritornello che non è per, non è come dire sì, dai, fammi il ritornello. No. È un ritornello che l'ha valorizzata molto e ha valorizzato molto anche la canzone, che altrimenti sarebbe stata la classica canzone dei rapper che dicono prendo, scopo, faccio, sbro, ficco. Domani o dopodomani uscirà il secondo video con tutti i featuring. Con tutti i featuring, just fit lo chiamiamo. Io mi hanno rubato il titolo. Come avete visto all'inizio, c'è stata una piccola promo di un nuovo pezzo che uscirà per Arcade Army, che è molto importante. Soprattutto è uno dei pezzi preferiti miei di Barlo, del, di che uscirà, è dei Sina con Skinny. Ora vi rilascio il trailer e aspettatelo perché è veramente una bomba. Trailer e ci salutiamo. Ci hai messo il like, hai condiviso tutte quante, ti sei iscritto. Ciao. Non versarmi il Campari sugli skinny nuovi, oh yeah yeah. Diamo rose nere nate dentro questi rovi, oh yeah yeah. Passi da un cibo e adesso giro urlando mori.